Salve Travaglio, come stai? È da molto tempo che ti dovevo fare un altro video. Saranno circa 3 mesi o forse 4 che ho visto il tuo video Una nave senza capitano. E allora, che pensi mi? Io sono un capitano disponibile, Capitan Coraggio. O Capitan Tempesta o Burrasca, e insomma quella roba là, no? Non so, adesso che tutto si sta rimpastando di nuovo, magari il paese aspetta me. Io sono pronto, se la gente raccoglie delle firme seriamente. È una proposta seria. Ah, che fondino un movimento San Ten Chan. Non so a cosa può servire. Però, beh, è passato molto di tempo e molta acqua sotto i ponti da quando ho visto il tuo bellissimo video, Una barca o una nave senza capitano. E appunto, io mi propongo come capitano, c'ho già i vestiti. E non sto mica scherzando, eh. Io vengo lì, metto tutto a posto. Allora continua così a fare dei video interessanti e non so, magari se ti può servire ancora. Magari no. Dopo che hai visto questo, se lo vedi, però magari invece sì, se ti può servire un cronista dallo straniero. Che ti spieghi le cose meglio di come possono guardarle dall'Italia. Magari mi scrivi un privato, mi posti qualcosa su questo video. Però a me sarebbe sempre piaciuto essere giornalista fin dall'età dei 12 anni, perché mi dicevano: tu inizi a scrivere a un giornale e che magari dopo non so quanti articoli negli anni 70-80 com'era. Che ti danno il patentino di giornalista. E io sì, no, sì, no. Avevo scritto degli articoli a non so com'era a un giornale che però era satirico. E poi compravo uno settimanale anche che scriveva una certa giornalista che poi ogni tanto va a fare forum, no? O era un'altra, mi scordo i nomi, che era molto anziana questa giornalista qua, quindi forse adesso 15 anni fa perlomeno, usciva negli anni 99, però non mi ricordo, era una rivista che ogni tanto dava dei CD, delle cose così, vabbè, perché poi è stata una moda, i chioschi di giornale, le edicole si sono trasformati in librerie, discoteche, paninoteche, regalavano anche per fare dei corsi di enoteca di birra. Con la Z c'aveva il cognome questa giornalista. Zarda, Zorda. E non lo so, perché era più vecchia di Biagi. Era quasi più vecchia di Idro Montanelli, quindi te ti puoi immaginare com'era vecchia, oh. I dinosauri erano ancora imberbi quando lei era giovane. Però, Marosca, non mi riesco a ricordare. Beh, allora io te la lancio là di nuovo. Con questa storia della barca, dimmi se ti serve un capitano, io sto qua. E poi, mi raccomando, fammi sapere. E non ti scordare, finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, e finché la barca va, perlomeno non l'affondare. Ciao, ho fatto un finale tipo Crozza, no? Ciao.